Non si vedeva da un girone, dal 2-2 contro il Crotone. Lo stesso risultato tra Taranto e Avellino, i rossoblù fanno un piccolo passo avanti verso la salvezza diretta. E 3-5-2 il Taranto, la novità è Sciacca dal primo minuto, il ritorno di Labriola sulla linea mediana. Avellino inizialmente con il 4-3-3 diventerà 4-2-3-1. 18esimo il Taranto passa in vantaggio, Bifulco, taglio per Tomassini, il pallone viene toccato in maniera forte in diagonale da parte del giocatore del Taranto, posizione al limite, ma è 1-0 per i rossoblù. 37esimo c'è una punizione da parte di Tito Mazzocco di testa, alza Vannucchi in corner, passano due minuti e pareggia l'Avellino. Cross dalla destra di Rizzo, c'è Russo che di testa impegna Vannucchi, respinge corto, tapine di D'Angelo e 1-1. Si va così nel secondo tempo, 47esimo Mastro Monaco di interno sul secondo paro, non di molto a lato. 58esimo la risposta avellinese, Tito dalla distanza, ma il pallone è centrale. 59esimo Romano tira dopo una sgroppata, pallone che fa la barba al palo alla destra dell'estremo difensore avellinese. Al 60esimo il Taranto passa nuovamente in vantaggio, Labriola per Tomassini, bravo a liberarsi di Auriletto, un po' morbido. Arriva in area di rigore l'attaccante del Taranto, doppietta personale per lui, è 2-1. L'Avellino passerà così al 4-2-3-1 come detto in precedenza e prova a stringere i tempi. 71esimo punizione di Tito, Formiconi rischia l'autogol. 77esimo Mastro Monaco dalla destra, pallone respinto corto dalla difesa avellinese, Ferrara di testa morbido, Marcone però pare in due tempi e al minuto 79 arriva il pari dell'Avellino. C'è un calcio d'angolo da parte di Tito, libera la difesa del Taranto, Matera dal limite al volo pareggia 2-2. L'ultima occasione per il Taranto al minuto 81, su azione conseguente al primo calcio d'angolo, Ferrara prova il jolly con il destro ma Marcone para, finisce come detto 1-1. Il Taranto adesso andrà a giocare in trasferta a Crotone per l'ultimo mese che servirà ai rossoblù per guadagnare quei punti per raggiungere la salvezza diretta. Piccolo passo avanti anche per l'Avellino che per due volte riesce a recuperare gli ionici.